Il commissario Soneri è un personaggio introverso, introspettivo, un personaggio che si racconta volta per volta. Nel panorama del noir italiano è un personaggio abbastanza tipico, perché non è un commissario d'azione, è un commissario invece molto meditabondo, meditativo, che si adatta a un tipo di malavita come quella del nord Italia, che non è una malavita che spara, che fa delitti eclatanti, bensì è una malavita che lavora sott'acqua, che lavora attraverso la finanza, lavora attraverso il reinvestimento di denaro sporco in attività lucrose, perché il nord è una parte dell'Italia che ha una grande vitalità economica. E proprio per questo è un commissario che si adatta perfettamente al territorio in cui vive, che è un territorio di nebbia, e la nebbia in qualche modo ricalca il suo carattere, ricalca la sua ricerca della solitudine, ricalca il suo stato d'animo, visto che il noir è anche uno stato d'animo, e quindi questo non vedere è un po' quello che lui si trova di fronte a un delitto. Ma al tempo stesso è una condizione esistenziale, non capire, non avere più punti di riferimento, un uomo alla ricerca di punti di riferimento, come molti di noi che sono rimasti senza, orfani delle ideologie e delle narrazioni della storia. Ma la nebbia è anche qualcos'altro, la nebbia è il non vedere e quindi l'immaginare, e questo ha una funzione molto creativa anche nelle inchieste del commissario Soneri. Allora, la nebbia è protagonista dei miei romanzi tradotti in Francia, che sono tre: Le Fleuve de Brume, La Pension de la Vie Saphie e Le Ombre de Montelupo. In tutti e tre questi episodi c'è la nebbia, nel primo caso una nebbia proprio sul fiume, il più grande fiume d'Italia, che attraversa la pianura del nord Italia, ed è un racconto che vede riverberarsi sul presente il passato di un'Italia fascista. Il secondo libro invece parla di una atmosfera molto più intima, è tutto concentrato in una zona del centro di Parma, un'inchiesta dove alla fine, indagando su un omicidio di una vecchia affittacamere, il commissario finisce per indagare su se stesso, perché quella affittacamere ha avuto a che fare con la sua giovinezza. Nelle Ombre di Montelupo c'è invece il clima dell'Appennino, il mondo dell'Appennino, dei monti che stanno a sud della pianura padana, ed è il luogo dell'anima di Soneri. Lì va a cercare le orme del padre, va a ricercare quello che è stato il suo mondo d'infanzia, e in qualche modo va alla ricerca delle sue radici, ma purtroppo scoprirà che quel mondo non c'è più, che non esiste più, e esiste invece qualcosa di molto diverso, di molto più losco: gli affari, che finiscono per degenerare, per travolgere una comunità. Voglio dire anche che il noir in Italia rappresenta i luoghi dell'Italia, cioè è un genere che costruisce una geografia dell'Italia. Gli stranieri molto spesso si stupiscono del fatto che gli scrittori italiani abbiano delle caratteristiche molto diverse, abbiano degli scenari molto diversi, dalla Sicilia di Camilleri fino al nord, al nord-est di Massimo Carlotto, dal Piemonte di Margherita Oggero, di Fruttero Lucentini, fino alla Bari di Carofiglio, alla Napoli di De Giovanni. Quindi questa varietà rappresenta da una parte una risorsa italiana, perché è un paese molto multiforme, dall'altro anche una negatività, perché c'è contrapposizione fra le varie parti d'Italia, c'è una diversità, non c'è amalgama tra una parte e l'altra dell'Italia. Però il noir la racconta molto bene attraverso il crimine.